Dopo 23 anni è stato inaugurato il nuovo distretto sanitario di Montesilvano, un'opera attesissima dai cittadini. Al taglio del nastro della struttura hanno partecipato il direttore generale della ASL di Pescara Armando Mancini, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore Walter Cozzi, il sindaco di Montesilvano Maragno e l'assessore regionale Verì. Note le vicende del distretto sanitario atteso dai cittadini per due decenni, tra burocrazie ed altri ostacoli, finalmente superati. Assessore, oggi è una giornata storica per Montesilvano e per i cittadini che avranno il loro distretto sanitario dopo ben 23 anni. Sì, voglio iniziare dicendo subito scusa a tutti i cittadini che per un'opera pubblica così importante e così rilevante hanno dovuto aspettare tutto questo tempo. Detto questo, piccola polemica a parte, è chiaro che oggi è una giornata molto molto importante. Alle nostre spalle appunto abbiamo questo distretto tanto atteso, tanto desiderato, che finalmente dopo tanto tempo dispone di locali nuovissimi, con un'accoglienza per i bambini, con un parcheggio, con tutti i servizi che sono degni di nota. Io voglio ringraziare quanti si sono spesi per la realizzazione di questo distretto, a cominciare da Gianfranco Agostinone, un consigliere comunale che davvero ha trascorso anni a presidiare questa struttura e gli uffici regionali perché finalmente venissero erogate le somme necessarie per farlo partire e per completarlo. Noi siamo stati semplicemente bravi a portarlo a conclusione. Speriamo che in futuro non si debba aspettare più 23 anni per avere un nuovo distretto o altro. È vero, il distretto ha una funzione molto molto importante perché risponde a un primo intervento, a quella che è la risposta di una sanità primaria, definiamola così, di prossimità e soprattutto di continuità assistenziale. I cittadini troveranno quelle risposte di primo intervento, questo presidio importante. Dove ci saranno specializzazioni e tecnologie all'avanguardia, conclude l'assessore regionale Verì.